Il nostro organismo risponde con regolarità agli stimoli esterni. Quando arriva la bella stagione, con il caldo, la traspirazione aumenta. Ma quando diventa eccessiva, come possiamo regolarizzarla? L'iperidrosi è una patologia estremamente fastidiosa ed imbarazzante. Il più delle volte deve essere nascosta ed è caratterizzata da un'abnorme secrezione di sudore. Ma ad oggi esistono dei dispositivi medici in grado di regolarizzare in maniera fisiologica e non aggressiva il funzionamento eccessivo delle ghiandole sudoripare. Tali prodotti sono caratterizzati da principi attivi ed eccipienti ad elevata dermoaffinità e senza alluminio ed è per questo che possono essere applicati su ogni tipo di pelle, anche quelle più sensibili. Possono essere applicati non solo a livello ascellare ma anche a livello di diverse parti del corpo come mani, viso, piedi ed inguine. Sole ed aria comportano maggiore secchezza della pelle, soprattutto d'estate l'idratazione cutanea è fondamentale. Con l'estate il contenuto idrolipidico dello strato corneo, cioè dello strato più esterno della nostra pelle, è nettamente inferiore rispetto ai valori fisiologici ed è per questo che è opportuno utilizzare quotidianamente delle creme con un sistema emulsionante costituito da un'elevata dermoaffinità e principi attivi assolutamente naturali. E quando la pelle è secca per natura? Quando la pelle secca è causata da errati comportamenti come l'utilizzo di saponi troppo aggressivi o di lavaggi troppo frequenti è possibile modificare queste abitudini, ma quando il problema della secchezza è derivato da patologie oppure da fattori costituzionali o climatici è opportuno utilizzare mattina e sera delle creme con azione umettante idratante. Tutti noi, donne e uomini, vorremmo rallentare il formarsi delle rughe, dell'invecchiamento della pelle. La crema del miracolo sappiamo perfettamente che non esiste, però ci sono alcuni principi attivi che rallentano appunto il formarsi delle rughe. È vero, infatti in commercio esistono dei dispositivi medici a base di acido alfa-lipoico L-carnosina arricchito di alfa-tocoferolo, che è un derivato stabile della vitamina E, prodotti che vanno proprio a rallentare il processo dell'invecchiamento cutaneo.